E rieccoci connessi. Chi? Chi è sto pazzo? In cambio di una maggior fortuna con Gentil Sesso? Ma chi è questo? Oddio. Il suo spirito parlerà attraverso di me, addirittura. Chi è? Per consigliare i giuovini su come amare le donzelle. Buonasera a tutti. Mi oddio. Presento. Mino Capurchi, sono chi è? Il Marchese de Sade. Sì, non come so no, uguale. Foto. Mi il conoscete con obeso. Look di capelli. Ma infatti. Oggi. Sì. Oggi per cosa? Essere un vero conquistatore, sì? Va bene la moda cosa? Metal. Ah, ma che moda metal? Moda non metal. È vero. Allora, Capurchi, non è oggi vero. Si parla lei non è de Sade. Di alternativa, sì? Ci vuole un'alternativa alla politica, un'alternativa vero. All'istruzione, ma ci vuole vero. Anche, cari sì? Giovani uomini aristocratici, cosa? Un'alternativa anche sì? Per le cappelle. Ma dai, ma che schifo! Perché un'alternativa per le cappelle? Ecco appunto, perché? Io sì? Per conquistare le ragazze e per la mia fama. Sì, ma le mani? Trombert de femme. Ma che mi sono femme? Fatto tatuare tutte le pagine del primo numero di One Piece sulla cappella. Ah, ma che schifo, come? Il sadismo ma che atrocità? Che poi serve a conquistare. Come no, mi ricordo, eh? Ricordo la mia prima conquista era una ragazza dov'era? Che conobbi così sarà stata una secchia con la colina nei giardini di Versailles. Oh, addirittura. Mi vide sì? E disse, oh, ma chi è quel bel tomo? Come no? Piacere, Marchese de Sade. Quanto e sei lei, tozzo. Subito, Simbachi, ma io dissi, chi non era fare questa? La bigotta, non ti cioè? Spogliare davanti a tutti. Ah, quello è bigottismo. Sei bigotta, ti faccio sì. Vedere io come si trasgredisce. Aia, ho paura. Sono andato in un sì? Ristorante, ho ordinato 18 pizze napoletane. Aia. E con quelle abbiamo inventato sì? Altre 102 posizioni del Kama Sutra. Ah, che schifo! Capurchi! Diceva lei, soffriva, ma a me piaceva quando soffriva. Vedete, cari uomini, il mio programma per sì? Essere adoni tutta la vita si basa su 4 semplici corsi, mini corsi con i quali si impara l'arte del sapere amare. Il primo è... Sì? Pizze napoletane, quello che vi ho già registrato, già stavo vomitando a terra. La potete inserire questa pizza, questo che tipo senso? Di alimento in qualsiasi alimento. Pertugio della ecco, vostra ecco, l'avevo immaginato, non c'era bisogno di spiegazione. Poi, secondo sì? Livello si chiama... Sì. Salti in bocca alla romana. Ecco, che già lo tutto il programma, in che consiste? In che cosa? Non voglio essere volgare. Ecco appunto, bravo Capurchi, grazie. Spazio alla vostra immaginazione. Ecco il infatti, stavo già immaginando cose atroci. Si chiama raccatta la cacca. Ah! Attenzione, ma dai! Non barate con la cioccolata. Già, non che schifo. Degli sfigati. E il quarto sì. Livello invece maschile, si chiama frustate con la frusta bagnata di idraulico liquido su ferite già fatte sulle quali si è spalmato un po' di Rio Mare Snack ma e della che salsa schifo barbecue. Alle così frustate col cibo lei, sopra mentre soffre sente sì? Anche un buon odore di cucina e magari mamma con mia. L'idraulico oh. Liquido può anche pulirsi di laga, un po', vedo. Visto che durante il corso non ci si lava. Ma ultimo che schifo, come non ci si lava, ma dai! Questa mia rubrica è sì? Questo. Quando uguale. Voi giovani siete in solitudine e solete sì? Magari masturbarvi, mi ecco, di solito. È tabù, sì? È bandito, è vietato, cosa? È proibito, è sacrilego sì, lavarsi le mani quando ma dai! Dopo la masturbazione ma a conquistare schifo. Qualcuna, perché, come ma dice perché no? Il proverbio, l'amore sì? Non è bello se sì? Non puzza di pisello. Ma cosa? Ma per piacere! Concludo, ci vediamo mamma alla mia. Prossima. Vado a comprare della viennetta e del tonno, mi aspettano due per fare ragazze cosa? Alla ecco prossima. Immagino lo schifo che succederà. Cioè questo tizio praticamente nell'arco di 4 minuti e 38 secondi ha demolito due miti dell'arte e della cultura della musica mondiale, cioè Beethoven e de Sade. Io chiaramente mi scuso con de Sade e Beethoven, non condivido assolutamente quello che dice questo pazzo e ci vediamo alla prossima puntata.